Boncelli. Buonasera, buonasera. Cosa abbiamo domandato agli italiani? Abbiamo parlato di possibili candidati presidenti del Consiglio e abbiamo fatto domande appunto sui principali esponenti. Lo vediamo subito con la domanda 1. Abbiamo chiesto quale tra due importanti esponenti del centrodestra potrebbe avere più possibilità di diventare Presidente del Consiglio. Ovviamente non prendiamo in considerazione il dispositivo della legge Severino che renderebbe impossibile la nomina Presidente del Consiglio di Berlusconi, però vedete i risultati, secondo gli italiani il 46% degli italiani prevarrebbe Berlusconi su Salvini, 23%, 31% non risponde. E poi abbiamo proposto una sorta di derby all'interno del Partito Democratico, lo vediamo con il cartello 2, in questo caso chi ha più possibilità di diventare Presidente del Consiglio tra Paolo Gentiloni Matteo Renzi, prevale nettamente il Presidente del Consiglio 52%, Renzi 25%, e poi da ultimo abbiamo fatto una domanda su Luigi Di Maio e abbiamo chiesto se secondo loro ha una possibilità di diventare Presidente del Consiglio. Qui il campione lo vediamo, si divide, 45% pensa che non abbia questa possibilità, ma una robusta minoranza, il 42%, pensa che Luigi Di Maio possa diventare Presidente del Consiglio del nostro governo.